La lotta al dolore prosegue con un impegno preso da moltissimi medici italiani specialisti che hanno redatto un vero e proprio documento sul dolore, un impegno per tanti medici che ovviamente ora diffonderete anche a tutti gli altri medici italiani. Parliamo proprio di un documento che deriva un po' dalla legge 38 per farla conoscere ancora di più, per diffonderla ancora meglio, e che è stato consegnato sia alle Nazioni Unite che al Papa. Ecco, il professor Corcione che è qui con noi era presente oggi proprio alla consegna al Sommo Pontefice di questo documento. Professore, lei ha detto una grande emozione in sala. Come l'ha vissuta? È, come raccontato prima, una grande emozione, cioè incontrare una persona che tutti quanti vogliamo bene, che dedica tanto tempo a tutti i problemi e ha dedicato tempo anche al problema dolore. Ricordo che in Bolivia, un discorso che ha fatto ultimamente, ha ricordato dell'inutile, cioè è inutile far soffrire i pazienti e soprattutto di stare vicino ai pazienti che soffrono, di non dire che è normale soffrire. E quindi condividere con lui un documento, un impegno che molti medici, specialisti vari, hanno condiviso, creando un decalogo proprio di impegno e portando, consegnandolo a una persona che tutti noi stimiamo e che possa dare un segnale forte a questo impegno, perché riteniamo che abbiamo bisogno delle istituzioni. Abbiamo bisogno, oltre della legge che già sappiamo che è in vigore in Italia, ed è l'unico paese in Europa che ha una legge sul dolore, però forse c'è bisogno, ecco, dell'impegno, l'impegno di tutti gli operatori, perché le cose inutili vanno abolite e una sofferenza è inutile, fa soffrire i nostri pazienti, è assolutamente inutile, poco etico, poco morale. Noi, e poi questo, non dimentichiamo che il dolore acuto si può evolvere un dolore cronico con un problema di dispendio di energia, dal punto di vista economico, ma soprattutto di ulteriore sofferenza al paziente e ai suoi familiari. Ecco, professore, il decalogo sono delle frasi nette, brevi ma molto precise. Ce le può riassumere? Ovviamente non vogliamo sapere tutte e 10, ma riassunte quali sono questi doveri? Perché c'è scritto proprio deve il medico. Deve, questo è il verbo imperativo, devo, io devo fare, devo curare il mio paziente, al di là da dove vieni, io non so tu da dove vieni, cosa fai, io so che soffri e io devo stare vicino a te, a curarti, a prendermi cura di te e seguirti, soprattutto seguirti. Non è soltanto dare una terapia a un paziente e pensando di aver risolto il problema, è seguire il paziente, ascoltarlo, comunicare con lui e ripeto, soprattutto ascoltarlo. A volte i pazienti hanno bisogno di parlare e noi molte volte non diamo il tempo giusto a questi pazienti non li ascoltiamo in maniera sufficiente e su questo dobbiamo cambiare, perché ripeto, abbiamo le armi per poter fronteggiare il problema dolore. E dobbiamo a questo punto mettere in pratica. E molti medici hanno sottoscritto questo documento proprio come impegno per portare avanti questa battaglia, che oltre al problema legislativo deve essere assolutamente un problema etico e morale. Ecco, professore, infine, lei appunto insisteva anche in sala su questa questione etica e morale. Tra l'altro, il professor Fanelli, collegato con gli Stati Uniti, ci diceva che in realtà l'80% degli stati a livello mondiale non ha farmaci proprio per il dolore. La situazione italiana è migliore, ovviamente, ma di quanto? Anche rispetto all'Europa, come siamo messi? Non dobbiamo mai essere contenti, anche se siamo messi benino, non dobbiamo essere contenti, dobbiamo lavorare, siamo ancora indietro, tutti quanti sono indietro. E il professor Fanelli è uno dei primi che conduce una battaglia da diversi anni su questo tema e adesso oggi era all'ONU a presentare appunto questa possibilità di lavorare a livello mondiale su questo, per sconfiggere questo problema che è serio, un problema serio che conosciamo e ripeto, non abbiamo più scuse per non poterlo affrontare.